Buongiorno a tutti, oggi vi mostro l'unboxing della Rebel Box del mese di gennaio. È una box con un tema a me molto caro perché questa volta andiamo a parare sul tema delle eroine letterarie. Per questo mese la scatola cambia forma, non è la prima volta che succede, era successo anche con la Witch Starter Kit, non mi ricordo neanche più come si chiama, però quella che conteneva i tarocchi, bellissima. E eccola qui, in questo caso la scatola imita la forma di un libro e imita anche in realtà la copertina di un libro con questo frontespizio bellissimo e questa illustrazione splendida. E qua ci sono disegnate delle finte pagine. Già di per sé è una chicca, infatti, vabbè, io le altre scatole non le ho tenute perché in realtà non, se altrimenti se devo tenere tutte le scatole esco io di casa, però questa sicuramente la terrò e magari la utilizzerò per qualcosa perché è veramente, veramente splendida. Le eroine letterarie di cui si parla in questa scatola sono Jo March da Piccole Donne, Elizabeth Bennet da Orgoglio e Pregiudizio, Jane Eyre da Jane Eyre e Catherine Earnshaw da Cime Tempestose, quindi quattro personaggi iconici della letteratura che tutti noi conosciamo sicuramente molto bene. Allora, adesso vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Io ovviamente l'ho già aperta perché cosa ve lo dico a fare? Devo dirvi che è inutile, cioè mi sembra di ripetermi, però ogni volta le ragazze di Rebel si superano. Allora, vi faccio vedere, diciamo, la cosa più grossa, tra virgolette, contenuta in questa scatola, che era l'unica, tra l'altro, che era stata spoilerata, prima dell'arrivo della scatola, e si tratta di questa nuova edizione del libro Piccole Donne e Piccole Donne Crescono, edita da Salani Editore. Tra l'altro, un'edizione molto bella ispirata al film. Io solitamente non amo le edizioni che cambiano la copertina per adattarsi alle nuove uscite cinematografiche, ma devo dire che l'estetica del film Piccole Donne mi è piaciuta talmente tanto che non disdegno questa copertina. All'interno del libro, tra l'altro, sono riportate anche delle fotografie in bianco e nero tratte direttamente dalla pellicola, scelta molto, molto interessante. Io lessi Piccole Donne Crescono ai miei tempi, da ragazzina, questa potrebbe essere l'occasione di rileggere o perlomeno dare una scorsa alla storia, da adulta. Comunque, il volume è veramente ben fatto, la copertina, tra l'altro, è leggermente gommatina e è veramente bello. Passiamo poi invece alle sorprese, alle sorprese. Prima della spedizione della box, le ragazze avevano anche lanciato un piccolo quiz per scoprire quale delle sorelle March era più affine alla nostra personalità. E secondo i risultati del test, io sono risultata Jo March, anche se ho detto più di una volta che la mia piccola donna preferita è sempre stata Beth. Amelia, ti prego, non buttarti nella scatola che la rompi. E in ogni caso, tutti gli iscritti alla scatola che hanno partecipato a questo quiz hanno ricevuto una spilla personalizzata. Lo so che le scatole sono irresistibili, ma non ci puoi entrare. E quindi ho ricevuto la mia spilletta personalizzata con il nome della mia piccola donna, cioè Jo March. Questa spilletta, e anche il prossimo elemento che vi faccio vedere della box, è stata disegnata da una coppia di sorelle che noi in realtà, noi affezionate alla Rebel, conoscevamo già, ovvero le Pemberley Pond, che sono due sorelle e sono delle illustratrici, che in realtà avrete sicuramente già avuto modo di vedere in giro, perché hanno collaborato alle storie della Buonanotte per bambini ribelli. E comunque il loro stile è piuttosto riconoscibile. Amelia, per favore, dopo ti lascio entrare se vuoi nella scatola. Però adesso no. L'altro oggetto illustrato dalle Pemberley Pond è questo bellissimo strofinaccio con... Riuscirò mai a farvi vedere tutta la scritta? Ve la faccio vedere a rate. Io spero che riusciate a leggere perché io sono qua dietro e non vedo niente. Ok? Comunque, molto bello, e tra l'altro, lo so che sembra una scemata, ma io ho sempre uno strofinaccio in negozio perché mangio, mi fermo a mangiare. E stavo giusto pensando che avrei dovuto comprarne uno nuovo perché, insomma, quello che ho è un po' rovinato e questo capita proprio a fagiolo. Tra l'altro è un cotone bello,
bello resistente, sembra tipo cotone biologico, molto carino. Poi continuiamo con gli altri tre oggetti in questa scatola. Una cosa bellissima che io non so se avrò mai il coraggio di utilizzare, illustrato da Elisabetta Stojnic, che è un'illustratrice dal 2003, che ha creato questo splendido literary coloring bookish heroines, cioè uno di quei coloring book, un libro da colorare a tema eroine letterarie. All'interno appunto di questo libricino ci sono tutte le eroine che abbiamo già citato in precedenza, con dei piccoli approfondimenti sui personaggi e sulle autrici. Molto interessante, guardate come sono belle e caratteristiche anche queste illustrazioni, veramente adorabili. Appunto, non so se avrò mai il coraggio. Avrò mai il coraggio di colorarle, ho paura di fare un pasticcio, però è veramente bellissimo. E gli ultimi due oggetti sono questo, che io in questo momento sono, so che non dovrei dirlo, però sono un po' a dieta, ma nel momento in cui mi concederò un dolce sicuramente sarà questo. Questa è una tavoletta di cioccolata realizzata da Donna Malina, cioccolateria e gelateria, che si trova a Firenze, e quindi se siete della zona potete anche andare a dare un'occhiata. Le tavolette di cioccolato che si potevano trovare nella box erano di due tipi diversi, ovvero fondente con pistacchio o cioccolato bianco con frutti rossi. Io sono stata molto fortunata perché non sono una grande appassionata del cioccolato. L'ho già detto altre volte, però siete liberi di andarvene in questo momento. Ma il cioccolato fondente proprio non mi piace. Per fortuna ho trovato la versione cioccolato bianco con frutti rossi. Molto, molto interessante. Avrei voglia di mangiarlo adesso, ma non posso, fai la brava. E tra l'altro anche la scatoletta illustrata è veramente deliziosa, proprio realizzata specificatamente per questo progetto. Molto carino. L'ultimo prodotto che troviamo nella scatola è anche quello che devo dire mi ha colpito maggiormente, perché è di nuovo un prodotto realizzato direttamente dalle ragazze di Rebelle, e cioè non oso immaginare quanta vista abbiano perso per fare questo lavoro, quanti improperi abbiano lanciato, quante notti insonni, non lo so. Comunque, insieme a Maria Adele Capone, che è una ragazza che si occupa, tra le altre cose, una creativa che si occupa di vintage, le ragazze hanno salvato tutta una serie di classici, i classici che si trovano nella scatola, che erano ormai destinati al macero, li hanno salvati, hanno ritagliato delle frasi e grazie appunto all'aiuto di Maria Adele Capone li hanno infilati in questa piccola boccia, un ciondolo. E secondo me questa è un'idea meravigliosa. Guardate appunto le strisce di carta contenute nell'ampolla. È un'idea splendida, molto romantica e non lo so, appunto, non oso immaginare il lavoro che c'è qua dietro. Quindi grazie ragazze, è veramente. Beh, questa è la cosa che mi è piaciuta di più proprio per la sua particolarità e perché si vede che è una cosa come tutte le altre, però per carità, questa a maggior ragione molto molto pensata e molto sentita. E basta, questo è quanto per la box di questo mese. Devo dire che io sono come sempre molto 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 soddisfatta, anzi metterò subito in uso la collana e basta. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete preso la box di questo mese e se vi è piaciuta, che tipo di cioccolato avete trovato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!